Nei secoli il bello cambia volto e allarga il ventaglio di ogni suo significato. Ci troviamo all'interno del padiglione Berti di Sesto Fiorentino e in questa selezione espositiva la bellezza si manifesta attraverso il ritratto. Alcuni esempi di questo tipo di manifestazione si ritrovano nel volto del profeta di Guercino, di seducente bellezza dallo sguardo profondo e pieno di umanità. Si trovano anche nel busto di donna di Bernardo Strozzi, di grande intensità evocativa, nello sguardo magnetico e attraente del domenicano attribuito al pennello di Anton van Dyck. All'interno di questa mostra possiamo osservare tutti i modi diversi di rappresentare l'etere umano, dove il bello non riflette la perfetta restituzione della realtà, bensì il fascino della caratterizzazione psicologica. Nelle opere di questi autori troviamo l'obiettivo primario di qualsiasi ritratto, ovvero quello di scavalcare la semplice somiglianza fisionomica per cogliere l'essenza profonda della persona. Non ci siamo limitati in questo progetto ad accostare, ad unire o a confrontare opere soltanto in quanto belle o solo perché belle. Questo sarebbe stato un atteggiamento fin troppo semplicistico. Abbiamo cercato proprio di indagare il concetto di bello e di bellezza nella sua millenaria tradizione. Il bello ha interessato fin da sempre tutta l'umanità. L'umanità tutta, perché possiamo parlare di bellezza come bellezza umana, come bellezza fisica, come bellezza paesistica e infine come bellezza artistica. Forse l'arte è una delle forme in cui il bello si palesa maggiormente. Il bello cambia volto, cambia il suo aspetto nel corso dei secoli. E abbiamo cercato proprio di affrontare questa riflessione estetica attraverso 5 sezioni. In questa sezione affrontiamo il concetto del bello come ordine e misura. Fin dall'antichità questo concetto è stato quello che fatica più a morire, nel senso che il bello era inteso come una proporzione delle parti, come una composizione ordinata. Più il bello si avvicinava alla rappresentazione della natura e più era considerato tale. La triade di bene, bello e vero sono stati quei canoni che hanno garantito l'oggettività della bellezza fino al Settecento. Un concetto di ordine e di simmetria lo possiamo però ritrovare anche nelle opere del Novecento, a partire da Malevich in questo disegno che proprio esprime i fondamenti del cosiddetto suprematismo russo, dove, come dice il termine, si dava supremazia proprio alla forma geometrica delle immagini. In questa sezione affrontiamo il concetto di bellezza nel volto e nel ritratto. Come alle mie spalle uno splendido ritratto del domenicano attribuito al pennello di Van Dyck, in cui possiamo trovare esemplificato il concetto di bellezza nel volto pari ad una forte caratterizzazione psicologica. Lo sguardo del domenicano è uno sguardo magnetico attraente. Il bello cambia volto a sua volta attraverso i secoli e quindi affrontiamo in questa sezione la bellezza nel ritratto dal 600 fino all'800 attraverso i quadri di Giovanni Boldini o di Pietro Annigoni, di Lorenzo Viani, fino ad arrivare a un'icona della modernità come nel volto di Andy Warhol. In questa sezione affrontiamo il concetto di bellezza tra la forma e l'informale. Quindi se il bello viene concepito come forma chiusa e definita, possiamo ammirare l'opera di Sironi, che incarna un concetto di bellezza legato alla razionalità,
alla forma ben definita. Al contrario, gli artisti dell'informale daranno valore al gesto e alla materia. Quindi se il contenuto, il soggetto perde valore, quello che importa non è più il prodotto dell'atto creativo, ma l'atto creativo in sé. Come dice il termine, informale non è senza forma, ma è semplicemente non formale, ovvero senza più un modello predefinito o preordinato. Una sorta di percorso ascensionale verso il bello, saliremo poi fisicamente negli spazi della soffitta, nella parte alta della città. Lì troveremo le due restanti sezioni dove verrà affrontato anche il contrario del bello, ovvero il suo opposto. In una mostra dedicata alla bellezza non potevamo esimerci dal confrontare anche il suo alter ego, ovvero il brutto. Ci troviamo all'interno della soffitta Spazio delle Arti. Qui vogliamo prendere in esame il concetto di brutto come categoria assoluta, con la sua storia e la sua estetica. Il brutto quindi comincia ad essere accettato a partire dal cristianesimo, con lo svilupparsi nelle pratiche artistiche di un Cristo sofferente. L'arte ha il dovere di rivolgersi all'amorfo, al dissonante, alle manifestazioni di una verità dolorosa. Il brutto, infatti, non si sceglie, è la realtà che lo impone. La pittura quindi esprime il grido di orrore che sale dalla realtà e rivela lo strazio della vita. Nella sezione dedicata all'opposto del bello, il brutto, non intendiamo questo termine in un'accezione negativa o per voler dare un giudizio. Semplicemente il bello viene inteso come categoria estetica assoluta con un proprio percorso. Nessuna cosa è bella e pura come la persona umana.